Possiamo anche chiudere. Ok, ragazzi, lungo questo percorso sono capitato sul famosissimo Ponte Lettone. Il Ponte Lettone assomiglia, diciamo che è l'analogo del ponte tibetano, l'unica cosa che al posto che essere fatto di funi e di corde è fatto interamente in legno. Ecco, questo qui è il ponte, il famosissimo Ponte Lettone, che serve, siccome non sta bene per le popolazioni viandanti del posto passare i guadi e finire nell'acqua, perché essendo questi posti completamente ghiacciati per circa 6 o 7 mesi all'anno, vengono costruiti questi ponti, famosissimi ponti Lettone in legno, che servono per la popolazione per spostarsi da una parte all'altra. Ecco, in questo momento da questo ponte possiamo ammirare un bellissimo ruscello che voi avete già visto qui nel filmato e possiamo anche ammirare la naturalezza di questo stupendo paesaggio. Un paesaggio che offre quanto di meglio possa regalare la natura al cosiddetto viandante pellegrino viaggiatore. Ecco, qui troviamo lungo il bosco, troviamo dei funghi, troviamo i funghi porcini, i funghi chiodini e con questi funghi si possono fare delle prelibatissime zuppe che sono alla base della cucina lettone e anche della cucina russa, ovvero come tutti i tipi di cucina, la cucina è fatta con quello che offre la natura. Noi in questo paesaggio troviamo dei funghi, troviamo dei paesaggi contornati dalla natura e chiaramente tutto quello che offre la natura potrebbe essere utilizzato per creare anche delle pietanze molto prelibate. Ecco, in questo momento allora mi trovo sul Ponte Lettone in un paesaggio tipico della na paesaggistica naturalistica lettone, che è poco conosciuta agli italiani che vengono da queste parti.